Una cosa fuori dal comune, fuori dal normale, ragazzi. Adesso aggiungiamo un poco di mozzarella, ma oggi passa alla Re Ferdinando, il suo piatto mannanzo un re. Ricetta velocissima, ragazzi, usando solo una padella e una pentola. Qui già abbiamo messo a scaldare l'acqua per calare la pasta. La ricetta classica non prevede né aglio e né cipolla. Abbiamo il pomodoro San Marzano, 400 grammi già passati, 200 grammi di prosciutto crudo, 40-50 grammi di parmigiano, una noce di burro da 40 grammi e del basilico. Cetta super veloce. Allora andiamo a tagliare questo prosciutto, tagliatele a fiamme ferine, vedete così. Mamma mia ragazzi, vi raccomando, prendete il prosciutto buono. Già vi ho detto che è una ricetta super veloce. Mettiamo questo, la noce di burro nella padella e mettiamola a sciogliere. Sciolto il burro andiamo a calare il pomodoro San Marzano. Ragazzi, se non trovate il pomodoro San Marzano potete usare anche il passato di datterino, che è bello dolce. Aggiungiamo un pochino di acqua della pasta, andiamo a sciacquare questa ciotolina per bene. Sale. Adesso abbassiamo la fiamma al minimo, il tempo che bolle l'acqua per calare la pasta e il gioco è fatto. Dobbiamo solo aggiungere il parmigiano e la mozzarella. La ricetta classica prevede la mozzarella di bufala. Andiamo a tagliare questa mozzarella, io la lascio in frigo, non rilascia latte quando la tagli. Ok, tagliatela a pezzettini piccolini e mettetela da parte. Esiste un'altra versione che si aggiungono i peperoncini verdi dolci, ma quella è una versione nata in un secondo momento. La versione classica, originale del piatto del re è questa qua. La ricetta classica prevede gli spaghetti, però io qui ho per questo piatto utilizzato una pasta cotta. Ragazzi, facciamo le cose semplici. Caliamo questa pasta. Quando caliamo la pasta, aggiungiamo il prosciutto per far insaporire questo sughetto. Questo sugo deve prendere tutto il sapore di questo prosciutto. Aggiungiamo anche un pizzico di sale nell'acqua, ragazzi, manteniamoci con il sale, poiché già il prosciutto rilascerà il proprio sale in quel sugo. E già abbiamo aggiunto anche un pizzico di sale nel sugo. Un minuto prima che sia cotta la pasta, alziamo sotto al fuoco del sughetto che ha preso tutto il sapore di questo prosciutto crudo e andiamo a calare direttamente questa pasta nel sugo. Aggiungiamo qualche mestolino di acqua di cottura che è ricca di amido. Guardate qui che spettacolo, guardate ragazzi. La pasta ha preso tutto il sapore del prosciutto. È uno spettacolo ragazzi, fate questo piatto perché veramente questo piatto va innanzi al re. Innanzi al re. Ok, la pasta è cotta, spegniamo il fuoco. Il parmigiano ragazzi, mettete abbondante parmigiano. Mettiamo un bel po' di basilico spezzettato a mano e misceliamo per bene il tutto. Ragazzi, dobbiamo mantecare, la pasta va mantecata. La semina si sta formando, ragazzi, cosa esagerata, una cosa fuori dal comune, fuori dal normale, ragazzi. Adesso aggiungiamo un poco di mozzarella, ma giusto un pochino all'interno, perché il resto va sopra al piatto. Giriamo giusto un poco, non tanto ragazzi, altrimenti la mozzarella si inizia a sciogliere e a filare e si fa tutta una pallottolina all'interno. Adesso andiamo a impiattare direttamente con... E il re Ferdinando di Borbone questo piatto era chiotto e se ne faceva fare almeno uno a settimana. Abbiamo fatto anche una spolverata di pepe e parmigiano sopra. Questa nota delicata del burro inserito all'interno del pomodoro San Marzano è veramente molto buono, a contrasto con questo sapore di questo prosciutto crudo. Ovviamente ragazzi, usate prosciutto crudo non troppo stagionato, prosciutto crudo bello dolce. Qui è inutile che vi dico che la scarpetta è proprio d'obbligo. Lo zio vi ama tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!